L'amore è un nutrimento per l'anima. Quello che il cibo è per il corpo, l'amore è per l'anima. Senza cibo, il corpo diventa debole. Senza amore, l'anima diventa debole. Gli stati, le religioni, gli interessi costituiti non hanno mai voluto che la gente avesse anime forti, perché una persona che ha energia spirituale è necessariamente un ribelle. L'amore ti rende ribelle, rivoluzionario, ti dà la capacità di vedere dentro le cose, in modo che nessuno possa ingannarti, sfruttarti e opprimerti. Per indebolirti spiritualmente, ti hanno insegnato a non amare te stesso, e una persona che non si ama non può neanche amare gli altri. Dicono, se ti ami diventerai un egoista, se ti ami diventerai narcisista, ma non è affatto vero. Un uomo che si ama scopre di non avere un ego. È nel tentativo di amare gli altri senza amare se stessi che l'ego nasce. Un uomo che si ama e si rispetta, rispetterà anche gli altri. Diventa cosciente del fatto che per quanto riguarda le cose fondamentali della vita, non siamo diversi, siamo una sola cosa. L'uomo che ama se stesso prova una gran gioia che non fa altro che crescere e comincia a traboccare raggiungendo anche gli altri. Deve raggiungerli. Se vivi l'amore, devi condividerlo. Non puoi continuare ad amare te stesso per sempre e una cosa ti sarà chiara. Se amare te stesso ti riempie di gioia, quanto più grande sarà per te se la condividi con gli altri. A poco le onde si allargano. Un solo uomo può essere colmato e colmare d'amore l'intero universo, proprio come una piccola pietra può colmare tutti il lago di onde, una semplice pietra. Ma tutto parte dal centro di noi stessi, poiché è lì che ogni cosa ha inizio. Una persona che ama se stessa può facilmente diventare meditativa, perché la meditazione vuol dire proprio essere con se stessi. La meditazione non è altro che il godersi la propria splendida solitudine, celebrando se stessi. È esattamente questo. Basti a te stesso, sei immerso nella tua gloria, nella tua luce. Gioisci perché sei vivo, perché sei. Il miracolo più grande del mondo è che tu sei e che io sono. Essere è il miracolo più grande e la meditazione apre le porte a questo grande miracolo. L'amore inizia con te stesso e poi si diffonde e lo fa per conto suo. Non hai bisogno di diffonderlo tu. Non cercare di reprimerti. Se reprimi, come potrai osservare? Se non sei l'amante di te stesso, non potrai mai guardare nei tuoi occhi, nel tuo volto, nella tua realtà. Se ti ami, saprai osservare e potrai conoscerti, poiché il conoscersi arriva dopo, quando l'amore ha preparato il terreno. Osserva, semplicemente, osserva ogni cosa, oggi, domani e sempre. Arriverà il momento in cui potrai osservare persino il tuo sonno, poiché il tuo corpo ha bisogno di riposo, ma la tua consapevolezza è cosciente. È l'essenza stessa dell'essere vigili. Quella è la sua vera natura. Quando ti ami e la tua capacità di osservare cresce, è come se mettessi le ali, e allora il cielo intero ti appartiene.